This is easily one of the most beautiful places we've ever been, so please invite us back again. It's magnificent here. So please welcome the one and only original Blues Brothers Band. Sono passati 30 anni ma nessuno li ha dimenticati. La band originale dei Blues Brothers ha ricevuto un'accoglienza decisamente calorosa. Il concerto del gruppo ha chiuso in grande stile la rassegna Musica Stelle in Blu 2011, nata da una partnership tra la regione e il noto locale milanese Blue Note, che ha portato al Forte di Bari grandi nomi internazionali del blues, del jazz e del pop d'autore. In calendario tra l'8 e il 16 luglio si sono alternati il pianista e compositore Bart Bacharach, gli Incognito, star dell'acid jazz britannico, il Meldau e Joshua Redman Duo, composto da pianoforte e sassofono, Manhattan Transfer, quartetto vocale jazz, e Chick Corea assieme alla sua formazione Return to Forever. L'impressionante scenografia offerta dal Forte ha fatto il resto. Il bilancio del terzo Musica Stelle in Blu non può che essere positivo. Io credo che con queste grandi serate, da domani in avanti, avremo degli alleati incredibili che saranno sia gli artisti sia gli spettatori che, credetemi, racconteranno di aver vissuto delle serate emozionanti, e quindi questo tantam è per noi la migliore pubblicità che si possa immaginare. L'esperimento è riuscito, la rassegna è stata l'occasione per promuovere l'offerta turistica attraverso dei pacchetti vacanze che cumulavano soggiorni e concerti e permettevano anche di visitare la mostra di Miró allestita nello stesso periodo nella fortezza. Anche da questo punto di vista si può dire che l'iniziativa abbia riscosso molto successo. La concezione di un festival, quindi di date che vanno a coprire di fatto due weekend, sono delle date che sono state concepite, e un calendario è stato concepito per evitare il mordi e fuggi, perché sicuramente uno spettacolo di livello può attirare delle persone, ma una volta visto uno spettacolo queste persone tornano a casa. Se al contrario si mettono delle date successive e si costruisce un prodotto che possa essere un prodotto per immaginare un weekend dove c'è la Valle d'Aosta, ma dove c'è la musica, credo si possa fare un'operazione molto importante. Qua abbiamo avuto dei ritorni importanti da parte degli albergatori, dove tanti soggiorni sono stati venduti grazie a Musica Stelle. I Blues Brothers, nati dal genio di Dan Aykroyd e John Belushi e protagonisti dell'omonimo film, si sono imposti come icona pop e blues non solo negli Stati Uniti, ma anche al di qua dell'oceano, generando uno stile che attraversa le generazioni. Lo dimostra l'affetto dei fans di ogni età che hanno affollato la piazza d'armi del Forte per ascoltarli. Della formazione originale restavano alcuni musicisti, chitarristi Steve Lee Cooper e John James Tropia, il sassofonista Luis Marini e gli altri componenti si sono aggiunti negli anni, mantenendo intatto lo spirito dei Blues Brothers. Dopo un inizio solo strumentale, i musicisti hanno lasciato spazio ai due vocalist, che tra gli applausi hanno interpretato i successi maggiori della band. Ad impressionare la folla è stata anche la performance di Jonathan Rock, che oltre ad essere un cantante è anche un eccellente armonicista. Il pubblico, dopo poche canzoni, si è alzato in piedi, ha abbandonato le sedie e si è riversato davanti al palco per ballare e scatenarsi. Credo un'esperienza magica per tutti quelli che ci hanno partecipato, sia gli artisti, sia noi che l'abbiamo organizzato, sia il pubblico che è venuto
molto numeroso, abbiamo fatto il sold out quasi tutte le sere, e un pubblico molto attento, molto affezionato, molto coinvolto, che credo abbia potuto apprezzare 6 bellissimi concerti, oltre a un luogo magico per una rassegna come questa. È un territorio assolutamente, diciamo, all'altezza della proposta complessiva, mettiamola così.